Sono Paola, medico di Emergency. Vi mando questo video dalla Open Arms, dove ci siamo imbarcati poche ore fa per una missione di soccorso e ricerca nel Mediterraneo. È ormai passato più di un anno dall'operazione che ci ha visto bloccati fuori dalle coste di Lampedusa per più di 20 giorni senza poter approdare, e ora abbiamo deciso di unire le forze per soccorrere uomini, donne e bambini che fuggono da contesti di violenza, guerra e povertà, mettendo a rischio la loro vita nel confine più letale del pianeta. Dall'inizio dell'anno sono più di 440 i migranti che sono naufragati, più di due al giorno, e il Mediterraneo è diventato un vero e proprio cimitero. Noi di Emergency abbiamo deciso di partecipare a questo progetto e lo facciamo con un team composto da un medico, un infermiere e un mediatore culturale, e presteremo assistenza sanitaria sia all'equipaggio che ai naufraghi. Le persone che tentano la traversata sono debilitate non solamente a causa della vita e dai contesti da cui provengono, ma anche dal viaggio. A bordo applicheremo le strette linee guida mediche sanitarie per prevenire anche possibili contagi da Covid-19. Noi di Emergency siamo stati molto impegnati sia nell'ospedale Covid di Bergamo, sia nel progetto di assistenza alle famiglie in difficoltà, ma ora non possiamo ignorare la sofferenza e il grido d'aiuto di persone che tentano la traversata alla ricerca di una vita migliore e più dignitosa.